Ortanova c'è qualcosa che non va. A Ortanova c'è qualcosa che non va. Ultimamente nella provincia di Foggia stanno succedendo fatti paranormali. La cerignolana di Ortanova compie 18 anni. Guardiamoci intorno. Vedete per caso una ragazza barrista? Fallita? Con una montagna di capelli così? Questa è Ilenia Labbrosa. Dalla bambina che era, Ilenia è diventata una donna. Ma noi non ci accontentiamo di vederla in foto. Andiamo a cercare la futura maggiorenne. Pucino. E il pucino bio, e il pucino bio, e il pucino bio.
giusto riequilibrio, certo? Bisogna smettere. Ma come marci da me? A Orta Nova sì. C'è qualcosa che non va. A Orta Nova? A Orta Nova c'è qualcosa che non va. A Orta Nova? Piano però! Piano, cosa è serio però a Maffo? Scusate, allora. Andate! Va! A Orta Nova! Aspina registra! Aspina! Registra! Aspina! Che non va! A Orta Nova? Tanto sapete. Ah, giro! Però si mongoloi, però! A Orta Nova c'è qualcosa non va! Non va! Non va! E questo che sta a fare qua? Ma prendi da te il microfono, che cosa ho detto? Che non va! Ultimamente nella provincia di Foggia stanno succedendo fatti paranormali. Una cerignolana di Orta Nova compie 18 anni. Una cerignolana di Orta Nova compie 18 anni. Bambina che era? Lei? No. Lei, no, guarda, guarda, dalla bambina chi era? Antonio. E dorme, Antonio. Scusate, mi ricordo di fatto il no, vai. Era, è diventata una donna. Era, è diventata una donna. Vediamo dov'è. Buonasera, conosce Elenia la Broca? Sempre. Dove possiamo trovarla? In giro qui intorno. Grazie. Vuoi fare gli auguri? Può fare gli auguri Elenia? È il suo compleanno domenica. Oh. Grazie. Buonasera. Vuole fare gli auguri domenica, il suo 18esimo? Grazie. Dai tu! Grazie. Buonasera. Lei chi è? Sono Antonio, fratello di Lenia. E lei? La cognata. E questa bella bimba chi è? Nostra figlia. Quanto è bella? Tutta la mamma. Ma è proprio di papà, però chiamati. Buonasera, lei chi è? Il fratello, Antonio. E lei? La sorella. La bimba, la nipote. Tu chi sei? Voi chi sei? Siamo il gruppo dei... Nei festi di Orta Nova, siamo così, non facciamo, preferisce non commentare. Non facciamo chi voi siete, facciamo una casa sbrigata. È tarda. Grazie.